a votare. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui oggi pomeriggio, è un orario un po' insolito, ma prendiamo uno slot dei lavori parlamentari, infatti dobbiamo cercare di finire entro le 16.30, lo dico subito a tutti, così diamo un ritmo a questo nostro incontro, che nasce da una serie di sollecitazioni che ci sono arrivate, mi sono arrivate nell'ultimo anno e mezzo. Io devo dire che poi ci collegheremo con Battaglia, che parlando con i responsabili delle associazioni delle malattie rare e non solo, un po' di mesi fa, partecipando a un incontro, venne fuori in modo molto, molto serio l'esigenza di cercare di dare una nuova organizzazione alla gestione dei dati sanitari nel nostro paese, alla luce delle limitazioni che ci arrivano dall'interpretazione della privacy in Italia. Questo è un dibattito non solo italiano, è un dibattito che in questo momento tutti i paesi europei stanno vivendo, perché ci rendiamo conto con le nuove tecnologie delle grandi possibilità che abbiamo per aiutare i nostri pazienti in tutta l'Unione, ma dobbiamo trovare dei meccanismi per controbilanciare le esigenze di privacy, di riservatezza, ma anche di proprietà rispetto ai dati sanitari, che sono dei dati assolutamente sensibili, rispetto anche alla possibilità di applicare queste nuove tecnologie o nuovi modelli ai dati per permetterci di curare nel modo più efficace possibile ampie parti della popolazione. Durante il Covid lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, abbiamo anche derogato a molte di queste norme per riuscire a fare delle cose in tempo molto rapido e veloce, quindi a raggiungere i pazienti, però oggi, dopo la fase acuta della pandemia, ci troviamo ancora con dei nodi aperti rispetto al tema della gestione dei dati di sanitari a fini di ricerca, e in questo caso di cui parleremo oggi, ai fini della medicina d'iniziativa. Devo dire che, come abbiamo detto, che stavamo pensando di trovare una soluzione, si è aperto moltissimo interesse. Quindi ci siamo resi conto che questo è un tema che riguarda le amministrazioni, le ASL, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli IRCS, chi gestisce la medicina sul territorio, chi gestisce i sistemi di prevenzione, ma riguarda anche ovviamente il mondo della ricerca e in particolare della sperimentazione clinica. Io non ve la spiegherò io cosa stiamo facendo oggi, lo capiremo nel corso di questo nostro incontro, perché alla luce di queste sollecitazioni che abbiamo avuto, io ho chiamato Rosaria, che per me è una personalità, un personaggio incredibile da tutti i punti di vista, ma soprattutto è una grande esperta, è capace di mettere insieme situazioni e problematiche diverse. Abbiamo chiamato dei giuristi amici che ci hanno aiutato in un team interdisciplinare a provare a trovare una soluzione, percorrendo anche delle strade diverse rispetto a quelle che solitamente vengono utilizzate, quindi immaginando di provare ad applicare degli strumenti che si sono applicati e vengono applicati per gli stessi tipi di problematiche nel mondo finanziario al mondo della salute. Quindi è stato una ricerca di che cosa si stava facendo in altri settori per superare questo problema. Dopodiché ho coinvolto gli amici, tra cui è qui presente Dario Parrini, ma gli amici della prima commissione, in una serie di incontri per capire se noi potevamo veramente far vivere una normativa. Vedo qui Lodi, che poi interverrà, perché nell'intergruppo sulle neuroscienze questo tema è venuto fortemente fuori, quindi abbiamo capito che era una questione che riguardava in modo trasversale tutto il mondo della salute nel nostro paese. Noi adesso cedo la parola agli esperti, dopodiché insieme ai colleghi del PD, della prima commissione, cercheremo anche di spiegare come noi stiamo affrontando questo tema, e anche di dare la parola ai membri, ai rappresentanti delle associazioni, per rappresentarci che cosa significa per loro non avere una possibilità di utilizzo
utilizzo dei dati nel modo più appropriato. Vorrei chiarire subito che questa nostra proposta di legge ha finalità totalmente pubbliche. Cioè, questa è una proposta che vuole dare trasparenza e chiarezza a dei percorsi di terapia e di presa in carico dei pazienti nella medicina d'iniziativa. Non c'ha nessun altro tipo di finalità ed è spiegato molto chiaramente nel dispositivo della norma, e noi siamo anche qui per ascoltare alcuni suggerimenti che potrebbero arrivare, perché finita questa riunione noi depositiamo la norma, che è già stata firmata da personalità autorevolissime del gruppo del Partito Democratico, e poi dopo li citeremo. Rosaria, a te. Grazie della sintesi. Devo però provare con voi a tracciare quali sono i valori che hanno mosso la relazione, non solo con la senatrice Lorenzin da sempre, ma anche col team che abbiamo costruito per trovare a un problema una soluzione. Quindi siamo qui a condividere una proposta. Noi siamo d'accordo, siamo partiti dall'assunto che siamo d'accordo con chi, per esempio l'amico Perrone, dice che è preoccupato e che non è negoziabile la variazione del concetto di privacy. Noi siamo d'accordo, perché la privacy in senso più ampio significa tutela dei diritti civili, tutela della dignità della persona, e per quanto riguarda il campo sanitario c'è un bilanciamento tra privacy e gestione intelligente ai fini di sanità pubblica del dato. Per cui rimane in capo al soggetto la proprietà del dato, no? Di suoi dati personali. Per cui su questo noi siamo d'accordo. Come siamo d'accordo sulla preoccupazione che c'è nel gestire un tema così complesso, che può sottintendere qualcos'altro, come ha detto in maniera molto chiara la senatrice Lorenzin. Ma io vi dico che noi siamo qui esattamente per ribaltare questo paradigma, cioè portare trasparenza e sostenibilità in un processo di sanità pubblica. Cosa vuol dire trasparenza? Vuol dire che deve essere chiaro qual è la finalità dell'utilizzo del dato, e lo dice anche il regolamento europeo. Quello che si sta costruendo a livello europeo, grazie al Covid, è questo big data per mettere in comune i dati per la tutela della salute europea di tutti i cittadini europei. Però è tutto molto chiaro, è tutto molto trasparente. E perché questo? Perché è evidente che se noi vogliamo programmare, dobbiamo sapere che cosa programmare. E quando parlo di programmare, noi non intendiamo solo ed esclusivamente, sicuramente, la medicina d'iniziativa, l'erogazione delle prestazioni, la sperimentazione clinica. Non è solo quel pezzo lì. Programmare significa tutti gli attori che sono nel comparto, dalla logistica agli istituti di ricovero e di ricerca e cura, alle associazioni dei pazienti, alle industrie del device, alle industrie che fanno elaborazione statistica, devono tutti compartecipare in un campo dove le regole sono molto chiare. E perché dico questo? Perché l'altro tema che veniva posto e sui quali noi siamo d'accordo, che l'individuo è uno, ma l'individuo più un altro individuo più un altro individuo compongono la società. Per cui in una forma di bene comune dobbiamo anche ritornare ad avere fiducia in coloro che utilizzano i dati sanitari ai fini di sanità pubblica, ai fini di una programmazione. Ora, io avevo una chiusura che ho condiviso con Beatrice, però la dirò alla fine, perché poi l'incontro di oggi serve anche veramente a svelare, a tirar via un po' un velo di ipocrisia che c'è, perché come lei ognuno di noi è stato sollecitato dai igienisti, da quelli che vogliono vaccinare, a dire per favore fate qualcosa, veramente, perché noi non possiamo più operare in queste condizioni. Allora noi siamo partiti da questo. Guardate, nel momento in cui non è possibile per coloro che sono preposti alla sanità pubblica agire sul territorio, quindi con una medicina di prossimità, a invitare a un'offerta di salute,
perché vieni sanzionato, c'è qualcosa che non sta funzionando. C'è qualcosa che non sta funzionando perché viene impedito a chi il dovere di farlo, di operare. Allora noi da questo abbiamo deciso che comunque, grazie alla sollecitazione anche della senatrice Lorenzin, di capire che cosa stava capitando. E quindi abbiamo deciso che occorreva regolamentare la gestione dei dati sanitari. Nessuno dice che deve essere un campo libero dove ognuno può fare quello che vuole. Per queste finalità abbiamo messo insieme questi esperti, perché c'è stato un confronto nel dire che cosa si può fare, perché noi non vogliamo andare contro il regolamento europeo, noi non vogliamo togliere le regole, noi vorremmo, e da qui poi la proposta, provare a creare uno spazio controllato dove, a differenza di quello che accade oggi nei dati sanitari, dove il diniego anticipa la proposta. Questo accade, il diniego anticipa la proposta. Quello di avere un controllo e una governance alla presentazione di una proposta, valutare che il dato sia oggettivamente trattato con quella finalità per la quale viene chiesta l'autorizzazione ed eventualmente governare se qualcosa avviene in maniera illecita, sanzionare, punire, intervenire. Ma non può essere un no a priori. Questo non può accadere per quanto riguarda la salute, perché non è solo la salute di un individuo, ma è la salute dell'intera comunità. Abbiamo coinvolto anche le associazioni dei pazienti, perché a volte c'è un po' di arroganza, no? Pensiamo ciò che è meglio. Abbiamo coinvolto le società scientifiche, abbiamo coinvolto i dirigenti sanitari, ma l'auspicio che noi, come Fondazione De Bridge, che la senatrice Lorenzin lo sa, noi siamo una fondazione trasversale, quindi a tutti gli interlocutori istituzionali abbiamo raccontato, guardate che stiamo lavorando su una proposta, perché non basta sollevare il problema, bisogna anche poi provare a dare una soluzione, quantomeno a metterla nell'arena politica e aprire il dibattito in maniera chiara. Per cui tutti gli interlocutori sanno che Fondazione, insieme alla senatrice Lorenzin, insieme al professor Lemma, al professor Venturi, sta lavorando, ha lavorato e oggi presenta questa proposta. Noi andremo avanti perché lo riporteremo, perché voi oggi la depositate, poi noi insieme a voi intendiamo monitorare, intendiamo capire, perché crediamo che sia un problema di etica, di democrazia. Ecco, io concludo con una mia riflessione. Alcuni di voi li ho rincontrati, ci conosciamo da 30 anni. Quello che noi stiamo qui facendo oggi è qualcosa che darà fastidio a tanti, a tutti quelli che comunque il dato ce l'hanno, ma non è regolamentato. Vi posso fare l'elenco dei soggetti che in questo momento nel nostro paese, vi posso fare l'elenco del nostro paese che in questo momento legalmente detengono i dati privati e che li utilizzano. Allora è un po' paradossale che soggetti privati vendano i dati sanitari nel nostro paese e l'unico che ha problema a gestire il dato sanitario sia la cosa pubblica. Allora, questa è una cosa che non rende democratico il dato. E quando parlo del coinvolgimento di tutti, io intendo tutti, perché io non vi nascondo che mi sono arrivati molti messaggini, no, su questa iniziativa, perché l'abbiamo diffuso come si fa normalmente, con WhatsApp, con le mailing list, per dire finalmente portiamo una proposta. Ecco, io penso, e lo ribadisco perché sono orgogliosa di dirlo, che tutti gli attori devono essere coinvolti in questo percorso, tutti, senza pregiudizio, senza un atteggiamento ideologico, dalle associazioni ai pazienti, alle società scientifiche, ai ricercatori, agli IRCCS. Ma poi vi sembra normale che negli Stati Uniti, 7 anni fa, i pazienti delle malattie rare nei loro garage mettevano insieme i dati? Il progetto era You Doctor, mettevano insieme i dati e
per arrivare ad avere delle evidenze. Ecco, noi oggi abbiamo questa opportunità di gestire la cosa in maniera trasparente, lo ripeto, con delle regole chiare, in un campo chiaro, dove al centro c'è la sanità pubblica, che è composta da tanti cittadini. Quindi io lascio la parola al professor Venturi, prima, che vi spiegheranno esattamente entrambi in che cosa consiste. Dopodiché loro depositeranno la legge e noi siamo disponibili insieme al team ovunque a essere disponibili a spiegare perché è una cosa giusta. Bisogna stare dalla parte giusta in questo momento. Grazie. Grazie. Grazie alla senatrice Lorenzin. E vorrei anche dire, accorato appello di Rosaria, che noi abbiamo ricevuto anche tanti messaggi di proprio di entusiasmo da parte di chi è nelle regioni e ha difficoltà ad utilizzare i dati, le ASL, gli IRCS, gli ospedali, chi fa medicina d'iniziativa, e da parte ovviamente delle associazioni dei pazienti. E passo adesso appunto la parola al professor Venturi, ringraziandolo sempre del lavoro, che spiegherà, guarda, abbiamo già sforato, stiamo sforando, quindi che spiegherà in modo chiaro e sintetico che cosa, in cosa consiste questa norma e che cosa stiamo facendo. Ecco, se mi dà. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, grazie senatrice Lorenzin, grazie a Rosaria Iardino e al collega Lemma che è in presenza con voi. Velocissimo, sarò telegrafico perché lascerò poi al collega Lemma che è in presenza di entrare nel merito. Io ci tenevo a fare tre osservazioni. La prima: ci vuole coraggio per cambiare il paradigma. Nel nostro paese esiste un paradigma che è quello di fare delle leggi secondo un po' quella che è la nostra tradizione di produzione delle norme, ma in questo caso la tradizione non ci viene in soccorso. Non ci viene in soccorso perché il rischio sarebbe troppo grave, ovvero sia quello di fare un ennesimo provvedimento, un emendamento che va ad introdurre una previsione di norma astratta che non trova poi una efficacia applicativa reale. La sandbox è stata sperimentata nel nostro paese nel mondo del fintech, cioè il mondo della finanza innovativa, quando a un certo punto ci si è resi conto che c'era un proliferare di start-up che di fatto utilizzavano nuove tecnologie, e dobbiamo tenere presente che le nuove tecnologie avanzano in termini di conoscenza ad una velocità che nessuno può prevedere, nessuno può seguire, nessuno può, e tantomeno lo può fare il diritto, che necessariamente si trova sempre in affanno. Ora, il paradigma che viene presentato oggi, in questo dicevo, ci vuole coraggio per cambiare paradigma. La proposta che viene presentata è una proposta, da questo punto di vista, rivoluzionaria, perché inverte il paradigma regolatorio tipico del nostro paese. Ora, ripeto, si segue una strada che è già stata seguita con grande efficacia per il mondo della finanza. Il mondo della finanza, sapete, è un mondo estremamente regolato ed estremamente soggetto a controlli delle autorità amministrative, delle autorità pubbliche. L'evoluzione della conoscenza scientifica e l'evoluzione della tecnologia ci portano oggi a riflettere sul fatto che possiamo e dobbiamo poter sperimentare tecniche di trattamento dei dati sanitari sconosciute e ignote fino a qualche anno fa, sia in termini di sicurezza, sia in termini di trattamento automatizzato. Allora, la sandbox che cos'è? Lo dice la parola stessa, è un po' come la scatola, il box di sabbia. Chi di noi sarebbe disposto a privare il proprio figlio di giocare con la sabbia semplicemente perché la sabbia sporca il pavimento di casa o sporca il giardino? Ecco, la sandbox è un ambiente protetto, è un ambiente sicuro, è un ambiente di prova.
e, se vogliamo dirla tutta, è una misura di sicurezza ulteriore dentro la quale si può sperimentare in modo trasparente, in modo certo, con le garanzie dei singoli e degli interessi pubblici che sono coinvolti e delle autorità amministrative che sono preposte al controllo, si può sperimentare però un trattamento dei dati sanitari, un utilizzo dei dati sanitari trattato appunto con tecnologie, con le nuove tecnologie. Pensiamo tutti quanti per esempio agli algoritmi di machine learning, ma alla possibilità di trattare in modo automatizzato una mole di dati che fino a qualche anno fa era impensabile trattare, con un unico scopo, che è un interesse pubblico alla salute dei cittadini, un interesse personale, un diritto alla garanzia del diritto alla salute e un interesse collettivo, no, alla effettività e alla sopravvivenza di un sistema sanitario di stampo universalistico come quello che, grazie a Dio, il nostro paese ha. Ecco perché per superare il diritto in affanno serviva una proposta che ribaltasse il paradigma. La sandbox è questo strumento, quindi immaginatelo proprio come un ambiente protetto dove è possibile sperimentare, dove coloro i quali avranno il potere di vigilare, hanno i poteri preposti a vigilare sulla tutela e la riservatezza del dato personale, sono messi nelle condizioni di osservare quello che accade per vedere se quel trattamento viola o non viola quei diritti e soprattutto sono messi nelle condizioni di effettuare un bilanciamento degli interessi che sono coinvolti, l'interesse individuale, l'interesse pubblico e la pluralità degli interessi pubblici, perché non esiste uno solo, ce ne sono molti, okay, che sono coinvolti. Serviva quindi uno spazio dove sicuro, e questa è la sandbox, uno spazio sicuro dove poter sperimentare, dove i ricercatori possano sperimentare, dove i clinici possano sperimentare, dove i pazienti possano essere coinvolti nei processi che portano a queste sperimentazioni e quindi un ambiente protetto che impedisca di fatto una mancata conoscenza della realtà, delle nuove tecnologie e del modo in cui i dati vengono impiegati nei trial clinici, nei processi di ricerca e in ambito, diciamo così, di sanità pubblica di iniziativa. Io mi fermerei qui perché credo che il professor Lemma ci può invece introdurre al merito della norma che oggi viene proposta. Grazie Beatrice, grazie Rosaria. Grazie ad Alessandro e che di fatto adesso entriamo un po' nel merito. Allora, la questione è, noi ci siamo sforzati di trovare un metodo, una soluzione a un problema, che è un problema che vivono quotidianamente chi fa sanità pubblica sul territorio. E lo abbiamo fatto in modo creativo. Io lo dico anche molto, diciamo, tranquillamente. Noi mettiamo sul piatto, e vorrei intanto invitare anche Dario a sedersi qui con noi, Parrini intanto, e anche il professor Lodi, così mettiamo sul piatto una proposta di soluzione che sicuramente è fuori dallo schema e dal paradigma, ma ci permette anche di non andare ad intaccare i principi e i valori che sono alla base della normativa della privacy in Italia e in Europa e che quindi ci danno uno strumento operativo che è flessibile, perché chi è a capo del comitato, poi lo vedremo con Dario come è costruita la norma, ha la possibilità poi di decidere, e chi c'è, il ministro, il garante, cioè ci sono le autorità, di decidere qual è il confine entro le quali si vuole stare in modo sperimentale. Quindi questo è, diciamo, il fatto anche di innovazione. Non stiamo semplicemente cambiando un articolato, stiamo proponendo una diversa soluzione, quindi un diverso approccio che viene da un altro settore.
Tocca a me. No. Anche sette. Grazie. Allora salto saluti e ringraziamenti. Però vi dico, Eureka. Quando mi avete detto questa cosa, mi sono chiesto quanti pazienti vorrebbero sentire il loro ricercatore esclamare questa parola perché ha trovato una cura che fa il caso loro. Quanti pazienti vorrebbero poi essere contattati per sapere che c'è questa nuova cura? E quanti pericoli invece corriamo nel mettere i ricercatori di fronte alla possibilità di trovare questa cura? Questa è l'analisi politica e le domande che hanno sollecitato la riflessione. Quindi siamo di fronte a una novità nella gestione di un problema. Non siamo di fronte a un mondo piatto in cui si potrebbe fare in un altro modo. Nell'altro modo non stiamo facendo, ce l'hanno detto. E questa è una questione di interesse pubblico, perché i dati sono i beni pubblici che deve utilizzare la pubblica amministrazione per perseguire l'interesse pubblico. Quale? Quello della tutela della salute. E come tutti i beni pubblici, quando sono utilizzati per un interesse pubblico, soggiacciono a regole, a controlli diversi da quelli che sono in capo ai privati e magari più labili, perché sulle coste siamo pieni di fari, il bene pubblico per eccellenza, che sono accesi di notte, che si vedono da lontano, che però servono alla navigazione, e forse a quei tempi era più importante vedere uno scoglio piuttosto che preservare l'integrità di quella costa nel punto di riferimento. Si tratta quindi di coniugare la tutela della salute con l'attuazione e la protezione dei diritti fondamentali. Un esercizio semplice, e fatemi fare solo una citazione da cui sono partito, perché Bobbio aveva notato da tempo, negli anni 90, che i diritti vengono in considerazione quando il progresso della capacità dell'uomo di dominare la natura diventa reale. E quindi, di fronte alle innovazioni, abbiamo il problema dei diritti fondamentali. E quindi i temi sono tre: diritti dell'uomo, democrazia e salute. E sono partito dall'idea che senza quest'ultima, la salute, non ci sono le condizioni minime per riconoscere i diritti fondamentali. Senza i diritti fondamentali non c'è la democrazia, e quindi restano solo modi peggiori per trovare le soluzioni ai problemi. Veniamo a noi. I principi sono due di fronte all'innovazione. Uno tradizionale, ve lo recito in inglese e poi lo traduco, è same activity, same rules. Cioè la stessa attività, le stesse regole. No matter, non mi interessa se può cambiare il modo. Abbiamo sempre fatto così. L'altro principio invece è quello del meccanismo della sandbox. Guardate bene, nel diritto finanziario ci sono tutti e due. Ma la sandbox è stata utilizzata per sperimentare l'esercizio di quelle attività che davano luogo a incertezze applicative nel loro rapporto con i diritti fondamentali. Per cui quell'attività potenzialmente rischiosa del risparmio, potenzialmente rischiosa della salute, potenzialmente, le conosciamo già, potenzialmente rischiosa dell'integrità e della riservatezza del dato, le sperimentiamo dentro un recinto, il recinto della sandbox. Perché? Perché dobbiamo capire quali comportamenti promuovere e quali comportamenti vietare di fronte all'esistenza di dati sanitari che, ripetiamo, esistono già, sono già archiviati, indicizzati e disponibili, ma non tutti insieme, non in una modalità utile alla medicina preventiva e alla ricerca. Prendo un paio di passaggi del disegno di legge per rimanere fedele al testo, cioè alle scelte che sono state fatte. La sperimentazione ha una durata limitata nel tempo. Durante questi 18 mesi che sono stati ipotizzati, alcuni soggetti, tutti i soggetti, che presentano dei requisiti di ammissione stabiliti dal Ministero della Salute, possono sottoporre alcune procedure, alcune idee,
e quindi utilizzare dei casi in cui è ammessa la possibilità di seguire adempimenti semplificati e proporzionati all'attività che si intende. L'ammissione viene decisa da un comitato variegatamente composto, ma che non risponde a nessuna autorità specifica. Il garante è chiamato a una relazione d'analisi sul settore sanitario, proprio per vedere gli effetti nel continuo di questa singola sperimentazione. Si tratta semplicemente di usare regole nuove, non di liberalizzare. L'azione di monitoraggio è quindi un'azione di controllo specifico sulla singola iniziativa e è un controllo della soluzione proposta dagli sperimentatori che hanno deciso di intraprendere una nuova forma di ricerca per una soluzione, una cura. È proprio il controllo all'accesso della sandbox che può favorire l'applicazione dei nuovi processi, così come l'azione di monitoraggio può evitare il defragare di eventuali problemi. Questo contiene il rischio di avviare pratiche pericolose entro confini ben delimitati. Nel disegno di legge non c'è l'opzione per una tecnologia o per un'altra, per cui vige il principio della neutralità tecnologica. Saranno poi i controlli all'accesso a verificare se la modalità proposta è idonea ad essere sperimentata o meno. Vorrei dire una cosa in generale. Il modello della sandbox non risponde al rapporto regola e eccezione. Non è un'eccezione alla regola tradizionale, è un nuovo modo di controllo e di gestione dei rischi che rivengono dall'utilizzo dei dati sanitari. È evidente quindi che questo disegno di legge si propone di dare un impulso alla ricerca scientifica o alla medicina di iniziativa e di prevenzione, come ho imparato che si dice, in modo tale da garantire allo stesso tempo l'adeguata protezione dei dati sanitari dei pazienti. Ovviamente un altro obiettivo è quello di introdurre in via stabile regole per la gestione dei dati sanitari che favoriscano, oltre alla tutela della salute, anche l'avanzamento della ricerca scientifica. L'idea è quindi di introdurre un meccanismo agile, questa forse è la parola che ho tanto cercato, per cui le autorità responsabili del controllo e della gestione dei dati sanitari devono assicurare l'integrità dei diritti individuali legati ai dati che rifluiscono nella sandbox e devono fornire rassicurazioni che in fin dei conti sono benefiche anche per i soggetti coinvolti nella sperimentazione. In un ambiente controllato si sentono liberi di utilizzare questi dati sanitari secondo le regole che hanno condiviso con il garante. Questo è un processo noto nel mondo bancario e finanziario, cioè il coinvolgimento dei destinatari nella regolazione, alla formulazione di un nuovo tipo di consenso, governato dalla politica, governato dalla tecnica nel controllo, ma governato anche da chi? Dagli operatori del settore, da coloro che poi dovranno operare con quelle regole. Non voglio negarvi, non voglio sottacere che la sandbox potrebbe recare rischi di nuovo tipo, altrimenti avremmo aperto una prateria, non un giardino. Rischi che non vengono solo dall'infedeltà dei ricercatori, ma questi rischi già li corriamo, dell'infedeltà dei medici, anche questi già li stiamo correndo, ma rivengono dalla possibilità che le attività svolte all'interno della sandbox siano infruttuose, poco male, o che i relativi risultati siano forieri di benefici poco utilizzabili poi per i pazienti. In ogni caso, la sperimentazione può essere immediatamente bloccata prima della conclusione di fronte al defragare di rischi molto gravi. Quindi, in definitiva, il disegno di legge non apre una via per aggirare i controlli, ma mette un faro sui nuovi metodi di ricerca, perché vuole introdurre un nuovo tipo di gestione del dato al fine di tutelare la salute, un diritto costituzionale che si va a scontrare, in questo caso, col diritto alla riservatezza.
Attraverso la sperimentazione della sandbox, come è stata ipotizzata nel DDL, lo svolgimento delle attività di medicina di iniziativa e di prevenzione. Adesso te lo leggo. Una cosa è un'altra, te lo dico, tu sei giurista economico, un'altra roba. Ma io infatti tutte e due le dovevamo coniugare tutte e due. Una è la medicina di iniziativa e l'altra è quella di sperimentazione. E programmazione non l'ho citata. Tutte e tre hanno bisogno di dati. E la sfida posta al regolatore, in questo caso al legislatore italiano, è quello di ampliare le possibilità adesso introdotte dal quadro normativo di riferimento per l'utilizzo dei dati sanitari. Ciò motiva il favor per questo orientamento regolamentare, un regolamento interventistico, perché interveniamo, volto a promuovere la ricerca scientifica e la tutela della salute. E quindi io auspico che vengano soluzioni specifiche atte a gestire e contenere i rischi che si corrono nell'utilizzo dei dati sanitari. Grazie. Prego. Aggiungo velocemente un principio che avevamo condiviso, no, su un'obiezione rispetto all'anonimato. No. Allora, all'interno della sandbox, all'interno di questo gruppo costituito da istituzioni pubbliche, sarà possibile fare delle proposte di ricerca dove il dato entra anonimo. Si può fare la richiesta anche di renderlo non autonomo, non anonimo. Però tendenzialmente il principio della dissociazione nome e cognome dagli altri dati, questo è previsto, questo è importante. È importante perché da una parte c'è il diritto dell'individuo dove necessariamente dobbiamo associare un'emergenza di una piccola pandemia. Dall'altra parte invece la necessità di avere un numero enorme di dati, per cui non è rilevante il nome e il cognome, ma che possa fare insieme, far emergere quell'evidenza di ricerca che servono al fine di programmare o di continuare a fare la ricerca o cambiare una ricerca, che è un tema ancora più ampio. Questo lo dico perché tra le associazioni dei pazienti il concetto dell'anonimato era molto molto sentito. È possibile. Diciamo che è un tema nella sandbox finanziaria, l'anonimato viene... Sono vari strumenti che vengono utilizzati per poterlo garantire, dall'appunto lo sdoppiamento del dato fino alla doppia chiave, ci sono vari modelli, noi non li abbiamo elencati perché poi sarà il comitato che deciderà insieme all'istituto che propone l'utilizzo della sandbox, che può essere, continuo a pensare alle ASL perché lo continuo a pensare nella medicina di iniziativa, però potrebbe essere in quel caso c'è un alert e si richiede poi di poter intervenire su determinati pazienti, ma devi essere autorizzato a farlo, quindi ci sono tutti gli strumenti a tutela di questo. Io saluto nel frattempo, chiedo a Valerio Lemma di lasciare il tavolo dei relatori, anche se, perché non c'entriamo, tu rimani accanto a me, anche se in qualsiasi momento noi ti potremmo chiamare per un chiarimento dal punto di non ti puoi distrarre. E chiamo anche Gianni Girelli che ci rappresenta dalla Camera, perché alla Camera dei Deputati hanno presentato e stanno presentando una serie di risoluzioni. C'è seduta qui vicino a me la collega Cristina Tajani, che è il presidente, cioè il nostro capogruppo in Commissione Finanze, ma Cristina è molto attiva anche nel settore della ricerca, ma perché questa è una materia multidisciplinare. Nel frattempo mi ha scritto il nostro capogruppo Francesco Boccia, che è trattenuto in aula, ma oltre a portare il saluto mi dice di comunicarvi che firmerà la legge, quindi insomma ha il suo peso. E Raffaele, io però, siccome hanno parlato prima di noi giuristi, poi ci sarà Parrini che tradurrà tutto lui ha capacità divulgative non banali, però cosa significa
per voi che siete sul campo, cioè voi siete quelli che curate i pazienti, utilizzare questo tipo di strumento. Il mio compito è quello di rappresentarvi il caso clinico, no? Esatto. Quello che ai miei tempi, quando studiavo io medicina, il professore prima di iniziare la legione presentava gli studenti e si iniziava a ragionare sul caso clinico. Allora, intanto vi dico perché sono stato coinvolto. Attualmente sono un direttore scientifico di un IRCS. Gli IRCS sono, nel nostro paese abbiamo 54 IRCS, ospedali di ricerca, e pro tempore sto coordinando da 3 anni una delle 6 reti IRCS che il Ministero della Salute ha voluto e sta finanziando, ed in particolare la rete delle neuroscienze e neuroreabilitazione, che è la rete di ospedali IRCS più numerosa. Abbiamo 30 IRCS che partecipano all'attività di ricerca della nostra rete. Come lavoriamo? La maggior parte della nostra attività di ricerca, che è un'attività di ricerca per legge, la missione degli IRCS è fare una ricerca, certamente possiamo fare ricerca di base, ma una ricerca traslazionale, cioè una ricerca che deve, per missione e per un corretto utilizzo delle risorse pubbliche che ci vengono assegnate, avere un impatto sulla salute del singolo cittadino. Questo è l'obiettivo per cui professionisti, ricercatori quotidianamente lavorano negli RCCS, come anche nelle aziende sanitarie, perché la ricerca, ricordiamo, è una missione anche di tutte le aziende sanitarie del nostro paese. Attualmente, tanto per darmi idea, i 30 ospedali sono ospedali medi per quanto riguarda l'ambito neurologico di nostro interesse. Abbiamo 1 milione di ricoveri, 1,5 milioni di visite ambulatoriali su ambiti super specialistici, e correntemente abbiamo più di 1,000 trials clinici in corso nei nostri istituti. La parte più rilevante della nostra ricerca la sviluppiamo utilizzando i dati della nostra routine clinica. Fin dalla fondazione della nostra rete nel 2017 abbiamo lavorato, voi sapete che la medicina non è una scienza esatta. No, protocolli clinici possono differire da sede a sede in base alle esperienze dei professionisti, delle equip che ci sono. Un punto centrale che abbiamo cercato di realizzare è quello di condividere i protocolli clinici e diagnostici che nei diversi ambiti della patologia neurologica o neurochirurgica applichiamo nei nostri studi. Questo abbiamo sentito anche prima, continuamente sentiamo parlare di big data, la cosa più importante, l'importanza principale per la ricerca è la qualità del dato. Quindi un good data che, mettendo insieme i dati a livello nazionale, diventano ovviamente big data che possono essere analizzati in maniera anche molto sofisticata con gli strumenti di machine learning, intelligenza artificiale che oggigiorno abbiamo a disposizione. Qual è il problema principale? Parliamo dei dati che noi raccogliamo nella pratica clinica. È estremamente complesso per noi, con innumerevoli ostacoli, credo anche rischi, l'utilizzo di questi dati in una maniera semplice e in una maniera soprattutto immediata. Quando impostiamo il dato che noi raccogliamo nel tempo su gruppi di pazienti, è un dato che possiamo immediatamente utilizzare per rispondere a un quesito di ricerca, ma che dopo un anno potremmo utilizzare usando gli stessi dati, senza raccogliere dati aggiuntivi, a rianalizzare per rispondere ad altri quesiti di ricerca che ci siamo posti nel frattempo. Vi faccio un caso, vi voglio ricordare un parere del Garante, il Garante ovviamente applica la legge, credo, in maniera corretta, su un studio che non riguarda le neuroscienze, uno studio oncologico. Lo studio di un'azienda sanitaria di Verona prevedeva la creazione di un registro o di una banca dati attraverso la raccolta strutturata dei dati clinici provenienti dall'attività clinica quotidiana. Per darvi un'idea, perché credo che è importante che abbiate un'idea, come dire, concreta di che cosa significa creare un database o un registro di patologie. Semplicemente voleva prendere gli stessi dati che trovate, una parte dei dati, una cartella clinica del singolo paziente, riportarli in uno spazio, in un contenitore unico, dove venissero riportati dati anagrafici, dati di identificazione, codice paziente, condizioni di base del paziente, diagnosi e trattamento medico, i risultati più rilevanti da un punto di vista laboratoristico e dell'imaging, esiti di trattamenti a distanza, percentuali di guarigione durante la degenza, tassi di ricaduta in base
alle diverse modalità di terapia follow-up. Questo studio prevedeva la raccolta almeno di 500 pazienti, dopodiché questi pazienti sarebbero stati utilizzati, come dicevo, per rispondere a diversi quesiti. Alcuni pazienti erano stati trattati in un modo, altri in un altro, quali erano i fattori che avevano prognostici, no? che permettevano un esito positivo del trattamento, perché alcuni trattamenti erano andati male in un sottogruppo di pazienti che magari aveva certe caratteristiche. Quando questo studio è arrivato al garante, il garante sostanzialmente ha detto che il paziente poteva dare unicamente un consenso alla raccolta dei propri dati. Dopodiché, per rispondere a ogni singolo quesito, che nel tempo, decine probabilmente di quesiti, i ricercatori, i medici avrebbero posto interrogando questo database, sarebbe stato necessario tornare al singolo paziente. Alcuni pazienti, qua parliamo di patologie oncologiche, purtroppo erano deceduti, e credo che nel nostro paese i dati di un paziente deceduto sono sostanzialmente inutilizzabili per sempre. Avrebbero quindi dovuto i professionisti ricontattare di volta in volta, di studio in studio, il singolo paziente. Quindi questo parere del garante ovviamente ha gettato allarme, soprattutto un certo grado, diciamo, di depressione all'interno, sconforto all'interno di tutti i ricercatori in tutte le discipline del nostro paese. Il motivo è che di fatto nella realtà cosa succede? Con entusiasmo ci mettiamo insieme a diversi, creiamo gruppi multidisciplinari molto spesso a livello europeo, ideiamo una progettualità, applichiamo per ottenere un grant, i finanziamenti necessari per realizzarlo, dopodiché alla prima riunione dopo aver vinto un grant, un finanziamento, credo che quasi tutti i ricercatori condividono un profondo stato di frustrazione. Intanto ci sono due figure che terrorizzano i ricercatori, il DPO. Perché il DPO? Il DPO sono dei professionisti, da quello che mi dicono, però la normativa attuale... Senti, spieghi l'acronimo, che tu dai per scontato che qui sono tutti operatori... è il termine in inglese purtroppo, Data Protection Officer. In genere sono dei legali, esperti per l'appunto di GDPR e di codice della privacy, e che ci dicono, ci danno indicazioni su come... Su come impostare al meglio, proprio nel rispetto del regolamento del GDPR e del codice della privacy, i nostri studi. Il problema, quello che mi dicono, qual è? Il problema è che la normativa attuale, non voglio offendere nessuno, però è relativamente confusa, e le interpretazioni, le applicazioni della normativa attuale si prestano ai molteplici possibilità. Pertanto il DPO, che ha famiglia, non vuole, non può normalmente rischiare. E cosa fa? Chiede un parere al garante. Dopodiché il garante, pure credo essendoci dei termini, credo, di legge per la risposta, normalmente impiega almeno 18 mesi, la nostra esperienza 20 mesi, per dare un riscontro che molto frequentemente non è del tutto positivo. Quindi ci obbligano. Quindi questa è sostanzialmente la situazione. Io quello che mi auguro da iniziative legislative di questo tipo è innanzitutto che, anche se non dovesse essere modificato quasi nulla, però si faccia chiarezza sugli aspetti non chiari e confusi che si prestano a applicazioni anche discordanti della normativa attuale. Ovviamente quello che auspichiamo è che il sistema si semplifichi. Vi ricordo che gli elementi normativi sono tantissimi, abbiamo parlato prima, qualcuno ha parlato dello spazio europeo dei dati. Tenete conto che nel nostro ricercatori italiani, se non cambia qualcosa, potranno contribuire in maniera estremamente ridotta. L'ultimo punto, credo che mi preme, è stato sollevato il Presidente. Noi stiamo parlando, abbiamo nel nostro Paese un'opportunità rispetto ai paesi che producono tanta ottima ricerca, come il mondo anglosassone, Inghilterra e soprattutto Stati Uniti, con la differenza che noi siamo in un sistema sanitario pubblico, universalistico, dove le scelte, i protocolli clinici, diagnostici, strumentali, terapeutici non sono al momento, finora, mai stati influenzati da motivazioni economiche. Quindi siamo in grado sostanzialmente di lavorare nello stesso modo dalla Sicilia fino al nord del nostro paese. E questa è un'opportunità, se riusciamo a risolvere gli aspetti relativi, credo è un'opportunità enorme, e soprattutto di utilizzare al meglio le risorse pubbliche che ci vengono date. Attualmente, come è stato anche analizzato un recente documento di un anno e mezzo fa del Consiglio Superiore di Sanità, coordinatore Paolo Vineis, i sistemi, bisogna lavorare a diversi livelli, al legislativo, sistemi informativi,
nella nostra regione, che pure è una regione Emilia-Romagna certamente avanzata, per fare studi a livello regionale dobbiamo superare anche lì barriere di sistemi informativi diversi, oltre che ovviamente questioni di privacy. E quindi mi auguro ovviamente che questa iniziativa sia condivisa, diciamo, ne abbiamo bisogno, soprattutto per il bene non tanto dei ricercatori, ma soprattutto dei pazienti e per un migliore, ottimale utilizzo di risorse pubbliche. Grazie. E questo è l'inquadramento, diciamo, della clinica, che però ci ha portato nel vivo del tema. Io chiamerei anche la collega Tajani a accomodarsi. Vieni, siediti qui vicino a noi, no? Giustamente. Adesso arriviamo alla parte parlamentare. Dobbiamo essere un po' sintetici, perché noi comunque alle 16.30 dobbiamo noi andare a votare. Ci sono anche i pazienti. Infatti vorrei capire se riusciamo a fare uno speech almeno di uno della rappresentanza dei pazienti prima. C'è Mario? Allora, Mario Battaglia, ciao Mario, che sono ciao. Particolarmente felice di avere qui il presidente dell'AISM, anche perché io avevo preso un impegno con te a piazza San Silvestro un anno fa più o meno, e quindi oggi portiamo una possibile soluzione sul tavolo. Però volevo sentire e che spiegassi anche al legislatore cosa significa per il paziente, diciamo, le barriere che ci sono oggi sui dati. Allora, molto sinteticamente, per rispondere alla tua richiesta, credo che la prima cosa da dire è che il paziente o i pazienti di tutte le patologie hanno la consapevolezza e la piena disponibilità conseguente dell'importanza di condividere i dati dei singoli, prendendoli come dati collettivi e rendendo possibile dare delle risposte, perché alla fine quello che si aspetta la persona, il paziente, è quello di avere delle risposte per sé e per chi oltre a lui avrà le medesime malattie. Però la ricerca è fondamentale, soprattutto in un momento in cui oggi, è già stato ben spiegato quindi non lo ripeto, i dati possono consentire una ricerca che dà poi delle risposte concrete in un'unità tra la ricerca e la cura, con un continuum. Ovviamente noi abbiamo, credo che questa che stiamo presentando oggi sia una risposta quantomeno in un contesto protetto e riservato e anche limitato nel tempo, a mettere insieme i dati che possono essere utilizzati per la ricerca e quindi per dare delle risposte ai pazienti. Questo ovviamente è una delle soluzioni, come è stata sottolineata, forse la più immediata, visto che c'è già l'esperienza in un altro ambito, in un altro settore, ma ci sono sicuramente poi tutta una serie di altre cose da gestire. Citavate prima l'European Health Data Space, si sta lavorando, lo stesso nostro garante ha detto abbiamo già trovato molte risposte cercando di modificare queste proposte a livello europeo, però è vero che la normativa europea è più avanzata rispetto a quanto sia ristretta quella italiana, che ha creato dei problemi. Noi stessi come associazione pazienti, essendo coinvolti come fondazione nella ricerca scientifica, abbiamo portato avanti un progetto del registro italiano sclerosi multipla e abbiamo messo insieme, anche col consenso di un paio di regioni, la possibilità di mettere insieme i dati del registro, quindi i dati clinici dei pazienti, i dati dei flussi correnti, quindi i dati che ha il Servizio Sanitario Nazionale grazie al codice fiscale, e i dati dell'INPS, perché poi parliamo di una malattia cronica che passa anche per il canale della disabilità e quindi anche della valutazione dell'invalidità. Mettendo insieme tutti questi dati si poteva fare miracoli. Ovviamente in entrambe le regioni, dove abbiamo provato a fare questo progetto di ricerca d'accordo con le regioni, il garante ha stoppato praticamente la ricerca, e questo è importante, perché in un momento come l'attuale, con si è sviluppata la ricerca, il paziente è perfettamente consapevole che un conto è l'uso primario, il consenso primario quando c'è una ricerca, ma il consenso secondario per il paziente stesso è implicito, quando si sa che è un beneficio non solo per lui ma anche un beneficio collettivo.
o se lo vogliamo rovesciare, un beneficio collettivo, ma è anche un beneficio per lui che può avere delle risposte importanti per curare la sua malattia cronica in quel momento. Quindi credo che sia importante oggi, nell'interesse dei singoli e della collettività, avere questo contesto più ampio. Quindi questa è un'iniziativa di semplificazione, ancorché limitata nel tempo, ma comunque rimane tutto il nodo più ampio sulla quale bisognerebbe, tanto per cominciare, lo dico ai legislatori, modificare l'attuale normativa che il Garante applica. E mi fermo qui per stare nella sinteticità, visti i tempi che hai dato. Grazie Mario, ma è perché qui siamo purtroppo è arrivata anche la senatrice Valente, perfetto, vieni, accomodati Valeria, e facciamo cedere a Lodi il posto. E allora, no, perché adesso tocca a noi. Allora, nel frattempo io saluto, dovrebbe essere in collegamento Filippo Nelli, presidente della FLOMCEO, Luigi Pais De Mori, in rappresentanza della FNOPI, una rappresentanza che, come direbbe qualcuno, di peso, a posto di Teresa Calandra per il Super Maxi Ordine, io lo chiamo così e voi lo sapete, io lo chiamo così perché quel nome che ho dato è insostenibile, Riccardo Orsini. Poi dopo facciamo intervenire anche gli altri rappresentanti delle associazioni. Nel frattempo saluto Andrea Gori dell'Line Let's Allus, Silvia Ciresa dell'Ant Italia, Antonella Celano della PMRR, Andrea Tomasini e tutti gli altri che adesso non sto salutando e quindi potrei fare una brutta figura, considerando che questa è una presentazione veloce, ma vedrete che dopo di questa ce ne saranno molte altre. Vorrei mettere, diciamo, come si dice, i piedi sul tavolo e quindi innanzitutto ringraziare i senatori Dario Parrini e Valeria Valente che hanno partecipato a queste riunioni un po' fuori materia, perché ovviamente questo è un tema che riguarda alcune tecnicalità della gestione della sanità, come si è visto nel corso di questi interventi che ci sono stati, ma che loro hanno immediatamente colto, e poi saranno quelli che dovranno difendere questa norma in commissione, oltre ad averla sottoscritta. E credo che sia anche importante che noi svisceriamo in questi pochi minuti anche che abbiamo a disposizione quelle che possono essere anche delle problematicità. Prima il professor Lemma parlava dei rischi della sandbox, che in realtà non è che sono dei rischi, cioè noi sappiamo che abbiamo costruito non un'eccezione ma un ambiente in cui possiamo fare qualcosa in un modo diverso, però ricordiamoci sempre regolato e controllato e monitorato nell'ambito della sanità pubblica. Quindi questo è un aspetto che io non mi stanco di ripetere, perché come diceva Rosaria, togliamo il velo dell'ipocrisia, in realtà non è che non vengano fatte alcune cose, si fanno e basta, allora è molto meglio farle in modo che siano i pazienti coinvolti, tant'è vero che tra l'altro con molti di voi abbiamo partecipato alla stesura di una legge sulla partecipazione del consenso dei pazienti alle varie fasi del processo decisionale nel settore della medicina, quindi anche questo fa parte di questo processo. Dario. Buonasera a tutti, a me fa piacere essere qui e penso che io debba semplicemente spiegare come mai sono molto convinto di questa iniziativa, perché sul piano anche costituzionale, che è la mia materia principale di studio e di lavoro in Parlamento, noi siamo di fronte a due beni pubblici di altissimo valore, la tutela della salute e l'interesse della società che la ricerca avanzi e progredisca, che sono degni di grande tutela, di grande considerazione, tanto quanto lo è la necessità di proteggere la privacy delle persone. Ed è evidente che noi dobbiamo cercare di realizzare tra questi interessi, tra queste esigenze sociali, tutte meritevoli di salvaguardia,
l'armonizzazione, il bilanciamento, il contemperamento più avanzato possibile. E penso che questa proposta ci aiuti a fare un passo verso un contemperamento più avanzato di quello che c'è oggi. Questo mi sembra il punto politico fondamentale. Ci si muove con prudenza, con grande senso di responsabilità, si parla di sperimentazione, la sperimentazione ha una durata prestabilita e soprattutto mi pare non ci sia nessuna ritrosia o riluttanza a farsi esaminare poi, una volta che la sperimentazione sarà stata condotta, da un comitato per i dati sanitari che potrà capire che cosa è successo, suggerire linee di intervento, fare proposte correttive. Quindi non solo siamo di fronte ad un'iniziativa sperimentale e temporanea, ma la definirei anche aperta al contributo che può venire dalla società civile, dal mondo stesso della ricerca, che non si pone in conflitto con il garante per la protezione dei dati personali, del resto sarebbe sciocco farlo, ma che però afferma il principio che far avanzare la ricerca, mettere chi fa ricerca e può scoprire nuove cure e quindi può dare una speranza di vita o di miglior vita a tante persone, è un obiettivo sociale davvero di grande valore. Quindi penso che dobbiamo ribadire la finalità pubblica che tutto questo ha, l'assoluta trasparenza con cui ci si muove e cercare, l'ultima cosa che dico, di andare più velocemente possibile a tagliare il traguardo. La proposta di legge è concepita in maniera tale da dare al Ministero della Sanità il compito di emanare dei regolamenti che disciplinino la materia e mi auguro, devo dire che voglio nutrire questa speranza, che non ci sia da parte di nessuna forza politica la voglia di cavalcare le resistenze miopi molto ideologiche, che sicuramente, ce lo diceva prima, ci saranno. Ecco, che ci sia invece la lucidità di apprezzare l'equilibrio del progetto e il suo valore sociale, e quindi mi auguro che ci sia per questa iniziativa un sostegno trasversale, ampio, che ovviamente è funzionale a raggiungere velocemente l'obiettivo. Quindi grazie a Beatrice di avermi coinvolto e restiamo finché l'aula ce lo consente anche in ascolto del punto di vista delle altre realtà. Grazie Dario. E lo dico perché io credo che noi oggi stiamo provando a fare qualcosa di innovativo e a dare delle soluzioni. Lo ricontinuo a dire, perché questa, e tra l'altro la norma l'abbiamo scritta in modo che il governo poi si assuma anche, diciamo, la libertà di alcune iniziative, ed è importante anche riconoscere, diciamo, quella che è la funzione parlamentare, quella che è la funzione del governo. E vorrei passare la parola, così facciamo, alterniamo e poi diamo la parola alla senatrice Valente, alla Pesaro, che dovrebbe essere in collegamento, che rappresenta Uniamo. Ci sei? Sì, ci sono, guardo se riesco a collegarmi. Ti vedo, ciao, okay. Ti saluto con affetto. Uniamo è l'associazione delle malattie rare in Italia, ci eravamo viste anche con la tua presidente un po' di mesi fa, avevamo detto proviamo a trovare una soluzione e come vedi noi una proposta l'abbiamo fatta, continuo a dire forse non sarà la migliore, però è sul campo e spero che sia che non è la migliore, ovviamente non lo dico ai giuristi che hanno fatto una cosa geniale ovviamente, ma lo dico perché vogliamo anche avere uno spirito costruttivo, cioè che si parli e si affronti questo tema che troppo spesso, insomma, viene trattato e rimandato il problema anno per anno, no? Certo, allora grazie appunto
insomma, per anche questa volta aver dato la possibilità, diciamo, di portare il nostro punto di vista. Come hanno anticipato anche gli interventi precedenti, la nostra comunità delle persone con malattie rare è particolarmente sensibile a questo tema della condivisione dei dati, proprio perché anche la numerosità e il numero dei pazienti è, diciamo, è molto limitato. E quindi diciamo, ci siamo negli ultimi due anni ci siamo confrontati proprio sul tema della condivisione dei dati, soprattutto nell'ottica di quello che è anche già stato detto rispetto allo spazio europeo dei dati sanitari. Questo perché volevamo dare un'impronta non solamente rispetto a quello che è l'ambito italiano, ma rispetto a quello che è l'ambito europeo. E quindi la proposta di, diciamo, di regolamento ha messo insieme tutta una serie di organizzazioni di pazienti, di cittadini, diciamo di, nell'ambito non solamente delle malattie rare, ma diciamo, di quelle che sono le ripercussioni di quello che sarà lo spazio europeo dei dati sanitari, soprattutto per la parte di uso secondario dei dati. E qui, su questo fronte appunto, abbiamo fatto una riflessione al nostro interno e con i vari stakeholder. Quello che diciamo noi ci siamo confrontati, questo regolamento, come probabilmente appunto avete già detto, verrà diciamo, probabilmente verrà emesso alla fine di marzo, e quindi successivamente ci sarà l'iter di inserimento all'interno del nostro ordinamento. E quindi ci siamo chiesti quale poteva essere lo spazio perché questi dati potessero essere gestiti anche rispetto al nostro ordinamento. E quindi ci siamo confrontati su quello che è in questo momento anche lo strumento del fascicolo sanitario europeo, fascicolo sanitario elettronico, e rispetto anche a quelli che sono i grossi stanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha stanziato appunto, diciamo, un gran numero di investimenti e che diciamo, porterà appunto a un fascicolo sanitario nazionale. E quindi, come in questo caso, rispetto anche al progetto che state presentando, come questi si potrebbero integrare, ed è anche in un futuro come si potrebbero integrare rispetto a un fascicolo sanitario europeo. E quindi in questa ottica, diciamo, il punto di vista della comunità, la nostra comunità, è la necessità che nella governance di, diciamo, di questa modalità di utilizzo dei dati nati per finalità scientifiche possono essere coinvolti i rappresentanti dei cittadini e dei vari pazienti, proprio per poter dare il proprio contributo. E rispetto anche ai dati, alla definizione dei dati, che ci sia una chiara definizione di quelli che sono i dati che vado a utilizzare e quali sono i limiti di utilizzo nell'ambito di questa ricerca. Nonché un altro diciamo, punto importante è anche quello che è il percorso del dato, e quello dell'importante soprattutto per quelle comunità che sono poco rappresentate come malattie rare, la restituzione dei dati e la necessità, ma questo è già stato ribadito da varie parti, il discorso della trasparenza. Quindi, diciamo, in questo contesto ribadiamo, diciamo, la disponibilità della nostra comunità, insieme anche a quelle degli altre associazioni di pazienti, di cittadini, ad essere coinvolti in questo processo, diciamo, organizzativo e di questa nuova, diciamo, proposta. Grazie, grazie Eva. Grazie a voi. Ti dirò che noi ci siamo molto interrogati su quando abbiamo scritto la bozza dei componenti del comitato, come esplicitare la rappresentanza delle associazioni, dei cittadini o dei pazienti. E qui c'è stata una tempesta e alla fine noi abbiamo trovato una soluzione un po', diciamo, vaga. E sì, la Rosaria mi ha detto che così, diciamo, è un modo che viene, come dire, che si fa usualmente, no? Perché che garantisce la partecipazione. Dopodiché io spero che la bozza venga calendarizzata e ci sarà un bel emendamento che lo renderà ancora più esplicito. Passo adesso con grande piacere la parola a Valeria Valente, ringraziandola. Anche lei ha partecipato ad orari coinvolta alle 8 di mattina nei nostri ritagli, diciamo, alla stesura di questo
questo progetto e anche lei è membro della Commissione Affari Costituzionali, nonché ha un ruolo anche nella presidenza, nell'ufficio di presidenza del Senato. Intanto un grazie ovviamente a Beatrice Lorenzin per aver promosso questa iniziativa. La mia presenza qua, come quella del collega senatore Dario Parrini, è sostanzialmente per dimostrare attenzione e volontà di essere parte di questo processo e di questo percorso messo in piedi dalla collega Lorenzin, che io insomma faccio fatica a chiamare collega Lorenzin, mi perdonerete, chiamo Beatrice. E quindi da Beatrice, e ovviamente alla quale riconosco non solo grande competenza in materia, ma soprattutto una modalità che mi convince e alla quale quindi non faccio fatica ad affidarmi, cioè quella di costruire processi coinvolgendo i principali attori e protagonisti della materia, insomma, come dire, oggetto della nostra attenzione, in questo caso della nostra legislazione. So come lavora, quindi quando ci ha raccontato qual era l'idea, ovviamente ci hanno convinto molto, lo diceva benissimo il senatore Parrini, gli obiettivi di questo disegno di legge e il fatto di provare in qualche modo, anche questo un po' forse lo condivido con lei, sempre la volontà di osare anche in terreni che possono sembrare ovviamente insidiosi. In questo caso lo è, stiamo provando a fare qualche passo in avanti in un terreno che sicuramente è insidioso e presenta delle oggettive difficoltà. Questo però non può impedire, come dire, la volontà di provarci e di farlo con, quindi la cosa migliore è attrezzarsi con le competenze migliori sul campo, con la condivisione, con la volontà di costruire processi realmente partecipati che rispondano a un'esigenza reale. Se l'obiettivo e il fine è nobile e si costruisce con la massima volontà di ascoltare senza avere, come dire, anche strade precostituite o della serie ciò sicuramente io in testa l'idea migliore, Beatrice ha sempre detto noi ci stiamo provando. Mettiamo giù una bozza, l'abbiamo affidato, ovviamente lo diceva adesso, lo ricordava, giuristi diciamo competenti, e lo abbiamo fatto con la voglia di provare, sapendo che l'obiettivo di tutelare di più la salute, utilizzando dati che sono a disposizione, nel rispetto ovviamente della privacy del singolo cittadino, ma come dire, non sprecando un'enormità, una tanto preziosa di dati che ci potrebbero consentire di fare qualche passo in avanti in termini di ricerca. E quindi adesso io non ne capisco, quindi proprio zero, non mi cimento, medicina d'iniziativa, diciamo che capisco che mi fermo al fatto che è preziosa la prevenzione nel nostro mondo e che quindi ricerca e prevenzione vanno sempre e comunque sostenute. Mi basta questo da cittadina e da senatrice che sicuramente non si occupa di questa materia, quindi non ne so niente. Ma quando mi è stato detto, credo questo veramente di buon senso, alla luce anche di quello che abbiamo vissuto in questi anni, provare di fronte a quello che abbiamo a prevenire, tentare di costruire, utilizzare dei dati che semmai abbiamo, cercando di trovare il metodo attraverso il quale anche un altro bene giuridico oggettivamente di rilievo costituzionale, che è quello della privacy e del diritto alla riservatezza, il fatto che ci siano due beni giuridici, poi io da giurista, ecco, in questo senso dico sempre ci sono beni giuridici contrapposti, sempre il legislatore si deve cimentare nel costruire la sintesi migliore possibile nelle condizioni date. Questo disegno di legge mi sembra sicuramente ispirato da questa, diciamo, filosofia, per cui ha sinceramente il mio convinto sostegno e penso, appunto, l'ha detto anche il senatore Parrini, il nostro convinto sostegno dei componenti della Commissione Affari Costituzionali. Metteremo ovviamente le nostre competenze che sono su tutt'altro tema, utilizzeremo invece quelle della senatrice Lorenzin e delle colleghe e colleghi della Commissione ovviamente Sanità e Lavoro, e credo che possiamo provarci. Ecco, convintamente provarci. Peraltro mi sembra che il disegno di legge vada anche in punta di piedi con umiltà, perché parla in sostanza di una sperimentazione in un tempo dato. Quindi della serie ci proviamo, vediamo un po' come va e cerchiamo di fare. Mi sembra veramente lo spirito migliore, quindi credo che dobbiamo provare tutti quanti a dare una mano, a essere convinti, soprattutto visto l'obiettivo tanto tanto nobile che si pone, che è quello sostanzialmente di mettere al centro la vita, il benessere e la salute delle persone. Grazie Valeria, come in brevissimo hai detto tutto. E tra l'altro vorrei che tu sei arrivata dopo, ma prima cioè questa l'innovazione che noi stiamo applicando, uno strumento che si utilizza per un altro settore molto sensibile come quello dei dati finanziari, in questo, ma non è una nuova legge, è una applicazione, è una bolla all'interno del quale noi possiamo fare delle cose a favore dei pazienti nel pubblico,
no? Tieni conto che nel frattempo, lo stavano dicendo, in Europa si sta andando avanti, quindi probabilmente ci sarà una nuova normativa, è uno dei dati anche, è una delle questioni su cui si sta discutendo, anche sulla nuova relazione sul mercato unico, cosa significa e via dicendo, però voi immaginate quanto ci vuole per recepire una direttiva europea? Ci vogliono anni. Ci abbiamo qualche esperienza in questo tempo. Esatto, quindi in questo caso questo può essere anche uno strumento che si utilizza nelle more dell'applicazione, perché ci dà uno strumento pratico che noi possiamo utilizzare alla bisogna. E visto che qui c'è Silvia Ciresa, chiamo a dare la sua testimonianza e poi a Gianni Girelli che deve andare alla Camera e poi un saluto lo facciamo fare anche Cristina e poi io lascio Rosaria a se qualcun altro, tu c'hai il volo quindi qui non coordina più niente, perché volevo far fare un saluto anche agli ordini professionali, ma noi dobbiamo andare a votare, questo è un no, facciamo fare un coordinamento adesso sanitario, ti do a te la vai. Grazie a tutti. Io sono Silvia Ciresa, rappresento Fondazione ANT, che non è propriamente un'associazione di pazienti, ma è una fondazione che offre assistenza domiciliare ai malati di tumore in fase terminale, quindi da qui mi allaccio allo spunto del malato oncologico e quindi anche al tema della privacy legato ai tempi stretti e all'urgenza con cui questo tipo di malati devono avere delle risposte. ANT lavora in 11 regioni e aggiungo questo, che a tutto quello che abbiamo detto, uno delle forze, il valore aggiunto anche di un'analisi di questo tipo sull'utilizzo dei dati è anche di tipo organizzativo, nel senso che ci sono modelli predittivi che noi utilizziamo per anticipare i bisogni dei malati al domicilio, quindi l'analisi dei dati serve anche per reali risparmi dal punto di vista organizzativo. Vi faccio l'esempio del Covid e dell'assistenza domiciliare, quindi il nostro asset assistenziale che ha visto una carenza endemica di medici, quindi una riorganizzazione del servizio sul territorio e la possibilità di utilizzare i dati sui malati al domicilio ci ha permesso in tempo reale di non dimenticarci di nessuno, di continuare ad assistere 3.000 malati di tumore al domicilio nel setting assistenziale nuovo con il teleconsulto e la telemedicina. Accenno solo un ultimo caso, noi ci occupiamo anche di prevenzione oncologica visto che ne abbiamo parlato oggi. IOM registra che i tumori in Italia nel 2023 sono aumentati del 5% rispetto al 2020. Questo significa che la strada da fare è ancora tanta per potenziare le azioni di prevenzione oncologica. Le previsioni confermano un trend in salita dovuto soprattutto a una minore sensibilizzazione alla prevenzione e a corretti stili di vita. Quindi se le organizzazioni come ANT e tutte le altre che qua sono rappresentate potessero condividere in uno spazio comune e tutelato i dati sanitari dei beneficiari intercettati dalle loro straordinarie iniziative del terzo settore, al di là degli screening pubblici, i risultati per la salute complessiva della popolazione potrebbero sicuramente migliorare. Concludo ringraziando per l'ascolto e ribadisco la piena disponibilità a collaborare. Volevo passare la parola al collega, l'onorevole Gianni Girelli, che è in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, perché loro alla Camera stanno lavorando su delle risoluzioni proprio su questo tema, cioè proprio sul tema dei dati e dell'utilizzo dei dati sanitari. Quindi quando ci siamo sentiti, perché noi tra Camera e Senato sembriamo separati in casa, che uno e mi fa, ma guarda che noi stiamo facendo questo, e dico benissimo, quindi possiamo anche fare un doveroso collegamento istituzionale tra Camera e Senato. Benissimo, innanzitutto grazie del coinvolgimento Beatrice, e come giustamente diceva, mentre noi lavoravamo sulle risoluzioni al Senato pensavano bene di andare avanti e essere già al progetto di legge, però al di là di queste battute io credo che siano emerse alcune questioni fondamentali anche in quanto è stato detto oggi che voglio brevissimamente richiamare. Parto dal tema della fiducia, che è un fatto fondamentale.
bisogna tornare ad avere fiducia nelle istituzioni e in un'organizzazione statale che cerca di costruire risposte ai cittadini. E nella fiducia ci sta l'affrontare il quadro normativo nell'andare a tutelare la privacy dove va tutelata, nel garantire percorsi sicuri, nell'uscire anche da una situazione che è un po' del paradosso, perché noi di fatto abbiamo la privacy che compare in mille momenti della vita di ciascuno di noi e poi sappiamo benissimo che al di là della nostra volontà molti sanno tutto di noi indipendentemente dalla nostra volontà. C'è una necessità di rendere fruibili certi dati e c'è la necessità di proteggere dall'utilizzo improprio dei dati che ci riguardano, e questo sarà un lavoro anche molto, molto complesso. Il secondo aspetto, parlando di dati sanitari, bisogna molto investire in formazione, perché molte volte noi diamo per scontato che tutti questi dati già ci siano e siano facilmente utilizzabili e studiabili. Non è assolutamente così, perché abbiamo una impreparazione di fondo nel mondo sanitario. I dati ci dicono già la scarsa, diciamo, corretta applicazione nel mettere dati nei sistemi, il fatto che molti professionisti non sono assolutamente preparati e agevolati nel farlo, in sistemi informatici che sono anche molto disgregati. Pensiamo solo ai 21 modelli di organizzazioni regionali che noi abbiamo, perché il Trentino ovviamente ne ha due, e che non si parlano fra di loro. In un contesto che, se vuole essere affrontato in maniera seria, dovrebbe forse vedere il livello europeo come quadro di studio e di analisi, di messa appunto in comunione di dati particolarmente importanti. Quindi investire in formazione è un fatto fondamentale. E la terza cosa che volevo sottolineare è appunto questo aspetto. Il far comprendere, a che fare con le altre due, la finalità di tutto questo lavoro. Perché spesso e volentieri viene spesso detto che noi siamo in una società con molti fini che perde, scusatemi, con molti mezzi che perde di vista il fine. E il fine qual è? È quello di capire quello che è lo stato di salute della cittadinanza, quindi della comunità, capire quelli che sono gli stili di vita, capire dove andare a investire in famosa medicina, ecco, di iniziativa che tende a correggere il modo in cui ci alimentiamo, le cattive abitudini, il modo sedentario, come la qualità della vita e dell'ambiente, il modo in cui ci muoviamo, insomma tutto quello che serve a fare prevenzione vera, ma ancora di più anche intervenire immediatamente laddove si verificano dei riscontri, dell'insorgere di patologie che possono in quel modo essere subito intercettate e tradursi anche in diagnosi precoci, con tutto quel che ne consegue in qualità della vita, ma se vogliamo essere cinici anche in risparmio del sistema, ma già la qualità della vita basterebbe di per sé. Voglio chiudere, proprio perché non è questo il momento dell'approfondimento, il tempo che poi ci sarà da capire come far correre assolutamente tutta questa cosa, con un'ultima considerazione. Spesso e volentieri si cita l'articolo 32 della nostra Costituzione. A questo tavolo ci sono i giuristi, quindi mi avventuro in un campo un po' minato. Ecco, vorrei ricordare che l'articolo 32 non è scritto per qualcuno e non per qualcun altro. È scritto per tutti. E quindi dove si parla di diritto dell'individuo e interesse della collettività è un qualcosa che riguarda lo Stato, che deve garantirlo, ma dove ogni cittadino e cittadina è tenuto a contribuire perché questo venga garantito. E quindi mettere a disposizione quelli che sono dei dati che servono a tutti, imparare da questi dati come comportarsi per mantenersi in salute, significa essere rispettosi dell'articolo 32. Ecco, perciò io ringrazio davvero Beatrice di questo grande lavoro e sicuramente, per quanto potremo, anche alla Camera cercheremo di stare al passo col Senato. Grazie a tutti e scusatemi, ma devo andare a votare. Sei anche più lontano di noi, grazie Gianni. E troveremo il modo per far girare le cose bene. Passo adesso la parola a Luigi Paes de Mori, che rappresenta qui la FNOPI. Luigi, sembra del vostro ordine, no? Dal vostro punto di vista, devi essere breve. Ancora meno. Come vivete la questione dell'uso dei dati nel vostro lavoro? Ma intanto, brevissimamente ma sentitamente e non doverosamente, grazie senatrice Lorenzin, che insomma storicamente vicina e amica delle professioni sanitarie, non solo degli infermieri, chiaramente. Noi come federazione abbiamo fatto una riflessione, credo,
importante, almeno per noi lo è stata veramente per quanto riguarda soprattutto la fase prima, ovvero la produzione dei dati, perché giustamente prima il professore parlava del good data, chiaramente il buon dato prima di tutto deve essere selezionato. E allora prendo e parto per arrivare subito a bomba alla questione, una frase che mi ha colpito molto sulla slide prima, una riforma partecipata, sostenibile ed equa. E mi viene in mente una frase di Harari, che parlava in uno dei suoi ultimi libri del fatto che in un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti la lucidità è potere. Per cui il fatto di avere un dato selezionato, costruito bene vuol dire prendere i due attori principali, non solo i sanitari, ma anche i cittadini, che in un mondo di transizione digitale, di sanità digitale, sono costruttori di dati. E questo aspetto deve essere un aspetto che non dobbiamo trascurare proprio perché abbiamo un problema di alfabetizzazione digitale del cittadino, ma anche di alfabetizzazione digitale dei professionisti. Non abbiamo all'interno dei corsi di laurea dei corsi che fanno costruire competenze digitali, quantomeno in un framework anche europeo che comunque è presente, un minimo dataset che sia trasversale a tutte le professioni, sanitarie in primis, proprio per la delicatezza dei dati che vengono costruiti. Non abbiamo un sistema di formazione continua che obbliga o incentiva, vediamola da entrambe le parti, i sanitari a fare formazione nell'ambito digitale e costruire un nuovo sistema di salute digitale, di salute connessa, come viene detto. Dall'altra parte il grosso tema del digital divide, ovvero il grosso rischio di creare un nuovo bisogno di salute, i poveri digitali e i fragili digitali, le persone che paradossalmente hanno più bisogno della sanità digitale sono quelle che rischiano di essere le meno coinvolte in questo sistema, il meno usabile. E allora, arrivando a sintesi, un pensiero forte che stiamo cercando di portare avanti in maniera convinta in tutti i tavoli su cui andiamo, la necessità di costruire parallelamente un ecosistema digitale co-costruito, cittadini, politica, professionisti, persone assistite, in modo che si vada avanti parallelamente in un'ottica di co-costruzione ma anche di empowerment, non solo del cittadino ma anche del terzo settore, di coloro che aiuteranno questo paese vecchio a utilizzare le migliori tecnologie per essere davvero prossimi, per arrivare proprio a definire la casa come primo luogo di cura. Ecco, questo è un po' il tema su cui stiamo ragionando. Ovviamente non prendo altro tempo in questi pochi minuti, ma ho una raccomandazione e un grazie anche per questo impegno, perché credo che prendere il tema della salute digitale da varie angolature possa veramente arrivare all'obiettivo che tutti quanti ci poniamo in maniera assolutamente trasversale. Grazie. Grazie Luigi, sei stato breve ma hai detto perfetto, direi. Grazie. Nel tuo intervento, tra l'altro hai sollevato una questione non banale, cioè quella della costruzione del dato, e lo diceva prima anche Girelli, sull'educazione digitale degli operatori sanitari. È ovvio che questo è un mondo che sta cambiando, trasformandosi, e quindi noi dobbiamo accompagnare questo cambiamento in tanti aspetti, ma anche degli amministrativi che aiutano la struttura, cioè abbiamo bisogno diciamo di una revisione un po' generale. Esatto, di figure di questo tipo, te l'ha detto lui, quindi non sono soltanto continuerei questo giro passando la parola a Riccardo Orsini, che appunto rappresenta qui il Super Maxi Ordine. Anche a te ti invito alla brevità, però voi in realtà sareste, diciamo, uno non pensa a hanno tantissime professioni, quanti siete? 19? 18. 18. È vero, perché nel frattempo i fisioterapisti si sono riorganizzati, però voi potreste avere una mole di dati che potrebbero essere utilizzati a favore non solo a favore del paziente, ma anche a favore epidemiologico, no? Cioè avete dati che potrebbero aiutare, se letti nel modo più giusto, la sanità a diciamo fare delle trasformazioni anche organizzative al proprio interno. Sì, intanto anche da parte mia ovviamente un ringraziamento, anche fosse soltanto per l'iniziativa che avete portato avanti e che sicuramente, come dire, va a cercare di colmare un pochino quel gap che c'è tra noi operatori sanitari e il DPO, come ha ricordato il professor Lodi, perché comunque è un po' questo, uno spauracchio, no, che noi abbiamo rispetto alla gestione del dato. Certo, io rappresento le professioni sanitarie che forse più di tutte contribuiscono alla formazione del dato,
tenete conto che soltanto all'interno della mia azienda sanitaria, io lavoro in Toscana, produciamo circa 1 milione di prestazioni all'anno soltanto di radiologia, quindi quasi 20 milioni di prestazioni di laboratorio analisi, quindi come dire, no? Cioè un mondo che viene costruito e che si autoalimenta e che deve essere gestito. Però in questi pochi minuti nemmeno vorrei soltanto, come dire, sposare quella che è una modalità nuova di proporre un disegno di legge, cioè una modalità che è legata a costruire un processo coinvolgendo i vari attori, perché oggettivamente questo forse è quello che ci manca rispetto alla necessità di capire quali sono le nostre esigenze per contribuire certo ai processi di cura, ma sicuramente anche agli aspetti legati alla alla prevenzione, ma soprattutto alla ricerca. Ultimo dato che voglio prendere in considerazione, anche perché l'ha ricordato il collega, è quello relativo invece al problema del divide che c'è tra l'operatore sanitario oggi e la tecnologia, perché la tecnologia va a una velocità impressionante. I nostri corsi di laurea non formano, come ha detto il collega, i professionisti sanitari nella gestione dei nuovi sistemi informatici, o quantomeno li formano solo in parte, e questo è un aspetto che va preso in considerazione. Un aspetto pericoloso sotto certi punti di vista, perché oggi non siamo in grado spesso di andare a colmare quel gap che c'è, e non c'è quindi la creazione della consapevolezza nella gestione dello strumento, che è uno strumento molto potente. E poi l'altro aspetto, l'ultimo, davvero poi chiudo, è quello dell'organizzazione del dato, perché è vero che, come dire, possiamo mettere a disposizione un gran numero di informazioni, ma se queste non sono indicizzate, organizzate, di fatto non è nemmeno così semplice poi andarle a gestire e mettere a disposizione di chi effettivamente poi fa ricerca. Quindi se pensate a 1 milione di prestazioni di radiologia soltanto in un'azienda sanitaria moltiplicata per il numero di aziende sanitarie, se poi io non ho, come dire, i tag per andare a individuare quelle che sono le informazioni che mi servono per poter gestire, per poter comunque contribuire alla ricerca, diventa tutto molto difficile. Guarda, tu hai centrato, adesso non abbiamo il tempo, ma è uno dei temi enormi della programmazione sanitaria, perché noi potremmo utilizzare i nostri dati sia sul funzionamento delle macchine, tu parlavi adesso della radiologia, diciamo, certo, di quello che emerge, sia penso alla domiciliarizzazione delle cure, ai dati che noi potremmo raccogliere dalle cure domiciliari per poi su questi fare ulteriori cluster. È un mondo che si apre e che noi non stiamo utilizzando, quindi che non stiamo nemmeno governando. Non stiamo governando, bravo, non stiamo utilizzando e perché non stiamo con governando. Il Covid abbiamo introdotto una serie di tecnologie volte proprio alla raccolta del dato a domicilio, penso al telemonitoraggio, tanto per fare, esatto, un esempio, e poi questi dati vanno a finire in contenitori che spesso rimangono lì senza che ci sia un collegamento, per esempio, con il sistema almeno regionale, certo, accontentiamoci del sistema regionale per non parlare del sistema nazionale. Ma noi siamo nazionale. Partiti da un caso scuola che è successo in Friuli, e quindi, esatto, dove delle ASL che hanno utilizzato i dati dei pazienti Covid per poi, una volta che hanno avuto l'alert su quelli che potevano essere il rischio serio sul long Covid e l'hanno utilizzato facendo una chiamata attiva, sono stati purtroppo, lui sta dicendo, dal pubblico dicono malmenati, però in modo metaforico, però si sono scontrati con la dura realtà delle normative in atto. Quindi diciamo che si aprono tante possibilità di applicazioni. Allora, adesso passo velocemente, perché la Valente mi sta dicendo, guarda che adesso andiamo a votare, e la parola a Andrea Gori. Ci sei ancora, Andrea? Sì, ci sono. Eccomi, ciao a tutti. Presidente della Alliance Onlus. Allora, io voglio veramente dire due parole, oltre ai ringraziamenti. La prima cosa, che sicuramente oggi le norme, ma più che le norme, l'applicazione delle norme per la gestione e l'utilizzo dei dati rappresentano forse per noi ricercatori oggi uno dei principali ostacoli al progredire delle nostre ricerche. È qualche cosa che dobbiamo affrontare quotidianamente e, ahimè,
il più delle volte in modo estremamente frustrante. Per cui un'iniziativa come questa per me è assolutamente chiave per quanto riguarda il progredire della ricerca italiana. Io sono coinvolto in 4 progetti europei e in tutti e 4 i progetti europei l'Italia e il sottoscritto fanno sempre delle grandi figuracce, perché non possiamo sharare i dati con le altre corti in maniera semplice, efficace e produttiva. Per cui è un problema peraltro che penso che interessi l'Italia in questo momento più delle altre nazioni europee. Abbiamo strumenti nuovi, sicuramente la proposta tecnologica che avete oggi illustrato sicuramente è un passo avanti molto molto importante per poter riuscire a cambiare il sistema. Chiudo dicendo solo una cosa pratica. Che è spesso citato Covid, benissimo, durante Covid penso che questo problema della condivisione dei dati sia stato